E in aria questo qua mi ha tagliato la strada. Ma veramente? Te lo giuro. Ti è tirato via la bici da sotto? Praticamente sì. Però io per non prenderlo mi sono spostata e con la ruota dietro mi ha preso il ceppo e mi ha lanciato in aria così. Ho fatto 30 metri sulla ruota davanti. Hai fatto un po' di manual? Ma 50 all'ora. Ragazzuoli, benvenuti in questo nuovo episodio di Contropendenza Podcast. Sempre qui dalla nostra Val di Sole. Stiamo discutendo ormai da vari episodi sulla località precisa di questo luogo. Sta registrando? Sì, sta registrando. Dovrebbe essere rosso il tasto. Non lo vedo da qui rosso. Sì, sì, è rosso. Okay. Sta registrando. Erwin ha dei dubbi sulla registrazione. Ormai la stanchezza, panico. La stanchezza comincia a farsi sentire nelle nostre menti. Ma noi continuiamo, teniamo duro. Altro episodio, quindi. Durante la World Cup, tra l'altro, ragazzi, cioè, ci stiamo pure perdendo la gara Elite Cross Country perché noi siamo dediti al lavoro e vogliamo portare avanti la nostra causa di Contropendenza. Ma bando alle ciance, oggi con noi c'è Gloria Scarsi. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Direttamente dal Kenyon Collective. Esatto. E direttamente da delle, si possono dire, delle serate abbastanza impegnative. E c'è stata la speciale 6 ieri sera. L'hai vinta? L'ho vinta. No, se non conoscete Gloria, è un'atleta che corre nell'Enduro World Series, giusto Gloria? Ma non solo, perché poi di gare di enduro ne fai. Comunque parliamo di specialità diverse da quelle che sono qui in Coppa, quindi cross country e downhill. Oggi parliamo un po' più di quello che ci riguarda da vicino, giusto Erwin e Toby? Sì, che sì. È la... Il bar? No, la PSS, la mountain bike. Ah, okay, perfetto. La mountain bike su più discese. Sì, però la Gloria in realtà è una storia un po' diversa, un po' adesso, comune. Secondo adesso, attivo, adesso se lei ne magari, parliamo, esatto, infatti. Ci racconta un po' sì. Cosa, noi di solito parliamo, come sei nata. Sì, noi di solito chiediamo ai nostri invitati di fare una piccola intro di loro stessi, da dove arrivano, cosa hanno fatto, perché magari un appassionato vede il nome di uno dei nostri ospiti. Magari lo conosce solamente per un risultato, comunque per il suo presente, ma il passato magari un po' più sconosciuto. Allora, vengo dal Benga, provincia di Savona, ex tradista e pistard. E... Ma veramente? Sì. Incredibile, non lo sapevo sta cosa. Sì. Non lo sapevi? No, zero. Eh sì, corso 12 anni su strada e da quando poi sono passata junior 4 anni su pista. E poi nel 2019 ho smesso, ho fatto un anno a fare solo festa per recuperare gli anni persi e poi ho ricominciato ad andare in bici con la mountain bike. Mi piace comunque la tua... Il mood. La tua, sì, la tua onestà nel dire che hai recuperato le feste che non hai fatto negli anni per di forza. Gare. Lei era solo bici, cibo, virgola, e dormire, cibo, bici, dormire. Ci sta. Invece adesso? Bici, mangiare, festa, bici, mangiare, festa, no, dormire. Non puoi dirlo che dopo Fabien si arrabbia. No, Fabien si arrabbia, ma lo sa che sono brava. In stagione sono brava. Ok. Cheat. No, mi ha dato il via libera per una festa, perché okay. Leogang me l'ha privata. Ok, quindi qui in Val di Sole ti ha detto via libera? Okay. Sei un po' arrabbiato perché sono venuta, però mi ha dato via libera. Mi ha detto una sera e basta. Ok. È fatta bene, una è sera fatta bene. Infatti benissimo. Beh, la mentalità d'agonista rimane anche quando si fa festa. Beh, esatto. Concentrazione. Ma su strada e su pista hai fatto qualche risultato importante? Su strada ho vinto il primo campionato italiano a 14 anni e poi diciamo che ero sulla media del 10 gare a stagione di vittoria. E poi quando sono passata a junior ho vinto 4 europei e un mondiale su pista. Così? Okay. A mani basse. qualcosa hai fatto. Sì. Ma e dopo come mai hai cominciato ad andare in mountain bike? Cioè ce l'avevi sempre lì o...? Ho fatto 2-3 garette di cross country, ma non mi piaceva troppo. Mi divertivo più su pista, quindi io ho detto vabbè, mi concentro sulla pista. Poi quando ho smesso ho detto effettivamente io senza la bicicletta non saprei cosa fare, no? So fare solo quello nella mia vita.
E quindi ho detto, su strada non ci voglio tornare perché è una vita troppo di sacrifici. Poi c'era sto mio amico che andava già con l'enduro, mi ha detto dai vieni a finale, andiamo a provare, così. Dopo 3 giorni ho comprato la bicicletta, dopo 1 settimana stavo davanti a lui. Davvero? Sì. Poverino però. Cazzo. Sì, e lui faceva le gare di downhill. Ah, proprio così, pastorato. Beffeggiato. Sai che c'è? Minchia, grande. Eh sì. E dopo la settimana ho tirato la prima mina per terra. Ah, e quella com'è stata? Ho preso l'albero qua. Sono tagliata da parte a parte. Merda. Più di 50 punti. Ho detto, cominciamo bene. 50? Sì. Perché era proprio... In faccia? Sì. Si è preso proprio un ramo dritto, sì, dritto, per dritto. Praticamente mi si è chiusa in un salto, perché quello davanti a me mi ha lanciato una pietra. Okay. Mi si è chiusa in avanti così e sono andata dritta contro quei ceppi tagliati. Io ho casco chiuso e maschera. Per fortuna, direi. Esatto. Ne avevo uno qua e uno qua sotto l'occhio. Mamma mia. Sì, ma Gloria, non fare i salti. Ma... ruota a terra. Adesso ho imparato. Ruota a terra. Adesso ho imparato, ho messo le sospensioni belle morbide. Così. Vacca, vacca. Ma come mai hai deciso di passare all'enduro e non alla DH, che era magari più simile alla pista? Ma io in verità avevo cominciato col DH. Avevo vinto nel 2021, quando ho cominciato a correre. Ho vinto un XS, ho detto dai, sono in forma. Poi la domenica dopo c'era l'italiano di enduro, ho detto ma sì dai, vado a farlo. E mi sono spaccata la schiena. Comunque c'ero, cazzarola, che era al betone. C'ero anch'io. Mi ricordo. Devo dire che comunque la tua carriera sul mountain bike è partita proprio malissimo. 100 così, bam, 0-100, boom. Sì, e poi l'anno scorso sono entrata in Kenya per l'enduro, ma ho una scommessa con Fabian. Cioè se vinco una gara di coppa, poi mi fa fare DH. Una DH. Sì, e la DH è già a casa che è montata. Stanno montando. Aia, aia. Beh, ci sei arrivata vicina comunque. Sì. Se la sta cagando un po', Fabiana. Sì, c'è il culetto stretto. E com'è stato il passaggio in un team pro? Cioè, sei te che hai cercato loro, loro hanno cercato te? No, mi hanno cercato loro, perché l'anno scorso ho fatto una gara a inizio stagione e è venuta la Estelle Charles, quella di Specialized, okay. E gli ho dato 40 secondi. E lei, siccome doveva andare in Canyon quell'anno lì, mi ha rifiutato. Hanno visto che io gli ho dato 40 secondi e mi hanno chiamato e dopo 2 settimane ho firmato il contratto. Ho detto, così. Cazzo, forse possiamo la fare. Porca troia. Sì. Fico così. Grande Gloria. In pan proprio... Non sapevo di questi tuoi esplua così. Sì, è andata così con Canyon. Sei contenta? Molto, mi trovo molto bene con loro. Sì, ne stavamo parlando prima con Gabe, il capo. Ok. Che mi ha. Il bel ragazzo sempre che gestisce tutta la squadra, gestisce, no? Della DH. Sì. Okay. Che mi ha prolungato il contratto anche per altri 2 anni. Quindi sono sereno. Bello, figo. Quindi adesso fino al 2027? 26? 4, 25, 26. 26. Cioè. Poi si vedrà in quale team dei due. Okay. Però io sto bene dove sono, sto benissimo. E te per quanto riguarda la preparazione ti arrangi perché magari hai un po' di background della strada o hai un preparatore? C'è il preparatore della squadra, okay. Però me la gestisco un po' io in base al come sto a impegni giornalieri. Palestra me la gestisco io. Invece sulla bici mi trovo molto bene con lui e la seguo perfettamente, okay. Lui. Invece Fabienne, fai qualcosa anche con Fabienne a livello di preparazione? O? Con Fabienne quest'inverno ci vedevamo 1-2 volte a settimana. Facevamo il martedì, avevamo sessioni di palestra più pump track BMX a Nizza e nel weekend andavamo a girare in bici. Abbiamo lavorato tanto quest'inverno. E cosa consiste il lavoro con Fabienne? Lui mi aiuta tanto nella posizione in bici. Non tanto nei settaggi, perché su quello lì mi trovo, cioè sono molto precisa. Sì, precisa. So cosa cambia, cosa voglio, quindi su quello lì non ho bisogno di aiuto, ma nella posizione dei piedi, di bilanciamento, linee, quelle cose lì mi aiuta un sacco. Anche quando guardiamo le linee il giorno prima della gara, lui mi vorrebbe far cambiare tutte le linee. Davvero? Sì, sì.
Perché lui cosa vuol fare? Dritto per dritto? Dritto per dritto. E tu invece vuoi fare le curvette? E io una o due devo fare. E io l'ho visto provare su Akanazei. L'abbiamo fatto probabilmente tutte le prove insieme. Io beh, okay, così, uno avanti, uno indietro. E super preciso. Cioè, riprovavo i passaggi almeno 3-4 volte. Sì, poi Akanazei era un po' in crisi. Lui? Sì. L'ho visto che mi guardava e mi ha detto, cazzo, questo mi frega. No, comunque non sono tutti così. Cioè, tanti vanno giù, magari fanno una discesa, tipo Richie Rudd, uno a caso. È difficile che si fermi a riprovare tanti passaggi. Magari poi, alla sera, magari ci ripensa, riguarda i filmati, cambia le linee, però... Io anche non mi fermo quasi mai. Lui invece era continuamente fermo, di continuo, su e giù, su e giù. E poi se c'era un passaggio con due linee diverse, le provava tutte e due. Non è che diceva, ne faccio una... Se mi piace, buono, no, tutte e due, se c'era la terza c'è anche la terza. Sì, sì. E poi mentre scendeva parlava la telecamera, ogni metro, quello no, me allora segnato. Qui destra, sinistra, qui anche interno, si dà tipo esterno. I riferimenti, i pensieri. Praticamente mi fa, te sei in un rally, quindi l'autista navigatore. Non può, il navigatore, cioè no, l'autista, okay, non può andare senza le note, no? Ok. Quindi lui mi ha detto impara a parlare, tipo mollare i freni, velocità forte, destra, frena, alla pietra. Cioè prendete training autogeno, sì. Parli da sola. Parlo e da li sola. Carichi. Infatti e... tutte le mie videocamere non posso metterle su Instagram o su da qualche parte. Porchi. Perché. Vai dritta qua, no, dritta. No. Poi esatto. Beep. Beep, non sono capace a mettere il beep. E metti la musica. È vero. È risolto. Giusto. Ecco, la roba è interessante. Ti aiuta un ma, sacco. Ma quante volte le riguardate? Cioè ti ha consigliato un numero di volte? O... Lui le guarda poco rispetto a me. Ah. Cioè io finisco le prove e non mi stacco fino... Anche prima delle partenze la riguardo. Ma tipo? Ah, anche prima sul telefono? Sul telefono. Te le scarichi tutte sul telefono? E potrei guardarle 10-15 volte. Minchia. E... fino adesso ti saprei dire qualsiasi curva ancora di Leogang o di Kanazei o di Finale. Cioè te la ricordi tutto quando scende? Sì. Perché cioè, quello che io non ho mai fatto. No, io mi trovo nella curva e dico, ah ma certo qua ero passato l'altro giorno. Sì. Però quando sono dentro dico, ah ma è vero c'era il passaggio là sopra. Cioè, in piazza mi capitava, tipo sai, scendi, boh. Dimentichi dove sei, dopo un giorno punto ritrovi la memoria. Ah, qua il pezzo, qua solo. Oppure vedi la fine della prova, niente, è finita. Niente, alla prossima. Non è importantissimo quello. Ma ho fatto caso che più le so, più è come guidare a casa. Cioè non ho bisogno di concentrarmi sulle curve, ma mi concentro solo fisicamente su dove spingere, così. Perché anticipo già le curve. Okay. Io so dove, cioè nella curva in cui sono, so già quattro curve dopo. Tutto. Sì, viene tutto più meccanico. Esatto. Sai già com'è la curva, cioè non devi neanche pensare a com'è il percorso. Non è che devi dire adesso arrivo al pezzo, esatto. Adesso c'è il tratto tecnico. Esatto. Che figata. E i tuoi compagni di squadra fanno tutti così o c'è qualcuno che magari non usa neanche la GoPro? No, cioè perché io ho visto qualcuno che si segnava anche le cose su un taccuino. No, su un taccuino no, però sul telefono. Dei file testo tipo PS1. Allora ricordati il passaggio sul sasso, stare a destra. Noi dipende. Noi se adesso vado a vederla a piedi anche. Ah sì? Sì. Tutte? No, non tutte. Ne guardo se ce ne... a Canazeno guardate 3. A Leogang guardate quasi tutta Leogang. Non ho fatto solo la 5. Che giorno le provate? Noi andiamo una settimana prima. E io se arrivo anche alle 5 del pomeriggio, quindi abbastanza presto, vado subito a farne una barra due. E poi lunedì o domenica ne faccio due. Poi ne faccio ancora una. E poi basta, vado solo in bici per sciogliere. Perché cioè, secondo me è anche faticoso, fra virgolette, molto camminare troppo, o anche magari riprovare. Secondo me anche il fatto, non so, che diciamo così mi stupisce di Fabienne, è che comunque riprovare tante volte i passaggi, cioè girare la bici, spingere in su, è comunque cazzarola faticoso. Sì. Per me è più faticoso non conoscerle, fare 100 volte su e giù, che farmi due giornate a camminare tutto il giorno e poi arrivare nelle prove che tiro, cioè tiro ho subito la velocità da gara. Senza fermarmi tante volte. Magari mi fermo una volta per trail. Ma perché sono stanca, non perché magari rifaccio le... Sì, per non arrivare giù bollita. Sì, esatto.
Invece a livello di settaggio bici, nel senso, hai detto che fai tutto da sola, ma fai anche un po' di lavoro di preparazione prima, tipo col team, fate un po' telemetria, robe così, lavori... Inizierò quest'inverno a lavorare con le telemetrie, perché okay. Caimano prossimo anno sarà mio meccanico. Ok. E... Ma perché si chiama Caimano? Non lo so. Non lo so. Ok. E con lui lavoriamo tanto, in okay. verità, a livello di settaggio, cioè... abita vicino a me, quindi ogni volta che usciamo in bici proviamo settaggi diversi in base alle condizioni, e lui si scrive tutto in modo che se io arrivo da qualche parte che voglio la bici così, so già come metterla. Okay. E... però c'è tanto dietro nelle sospensioni. Ho fatto tutto l'inverno a non trovarmi bene, poi abbiamo cambiato delle robe e adesso, infatti in Australia è andata malissimo. Anche per questo motivo secondo sì. te? Sopra, solo quel motivo lì. Perché okay. fisicamente ero come adesso. Sì che mi ero rotta il polso il mese prima, però mi son comunque allenata, no? Quanti infortuni hai avuto? Ha preso il nastro americano. Sei legata al braccio, alla manubrio? Sì, mi ero rotto il polso 4 settimane prima, no, meglio di così. Io infortuni una volta all'anno me l'aspetto. Una volta all'anno. Ma che mi spacco qualcosa. Ma te l'aspetti proprio? Sì, sì. Lo vedo, perché quando iniziano ad andare forte dico aia. Aia, Jolly. Qual signore vuole Jolly. Che rallenta un po'? Jolly. Ma è quando ti senti troppo confidente che sì. ti si sta per arrivare. Sì. Adesso, infatti, meno male che è finita il secondo blocco. E anche questo, e anche questo è andato. Aspetta che mi calmo un attimo. Esatto. Sì. È quando sei a quei livelli lì. Ci vuole un attimo. Fa parte del gioco, secondo me. Il limite. Ma che poi sono talmente confidente quando mi spacco. Tipo il polso me lo sono spaccato senza ginocchiere, col caschetto aperto. Ah, top proprio. Ho anticipato una curva dove non si doveva anticipare. E ho preso sto muro dritto a 6.000 all'ora. Mi si è chiusa così. Ah. Con la bici sopra di me. Oakley spaccati. Beh, comunque sei brava a far tirare delle belle mine. Sembra che quando lo fai lo fai bene. Sì, a me ho tutto niente. Giusto. Ma invece di H, cioè, il fatto che tu dica che se vinci una gara di Coppa Fabian ti faccia fare una gara di H, se dovesse andare bene, penseresti anche al passare alla DH? O? Sì. Abbiamo fatto un obiettivo, riuscire a vincere una coppa di enduro overall, okay. e poi passare al DH e vedere un po', no, vedere un po' come va, e poi ripassare all'enduro perché mi diverto di più. Okay. Io sono più enduro, cioè con l'allenamento che vengo dalla strada sono sprecata a fare una discesa. Poi, okay, poi mi arrabbierei, okay. Non, se va male ce n'hai uno, non... Vabbè, ce n'hai due quest'anno. Con il nuovo format in realtà... Due ne hai. Ah, è vero. Tu sei qualifiche, semifinali, finali. Pensa se non passo la prima quanto mi arrabbi. Minchia, fai tutto il viaggio, una settimana di casino e poi basta, basta casa. Bestemmia nella telecamera. Sì. Ma, cioè, secondo te ti avvantaggia di più la parte, diciamo così, la tua crescita che hai avuto sulla strada, o invece anche la parte di pista è una cosa che secondo te, diciamo così, ti ha dato una mano per le caratteristiche che servono in enduro? Strada sicuramente, per le tante ore che stai sulla bicicletta. A me fare 6 ore in bicicletta d'enduro non mi pesa, no? Magari una persona a fare 6 ore in bicicletta d'enduro si spara un colpo in testa, invece a me, anzi, mi diverto ancora di più. Pista mi ha dato la potenza sicuramente, la potenza per uscire dalle curve, l'esplosività e quelle robe lì. Che cosa facevi su pista? Facevo eliminazione, quartetto, corsa punti, scratch, tutto praticamente, tutto quello che c'era. L'anno che ho vinto i 4 europei mi ha fatto fare qualsiasi cosa, sì, anche l'americano. Io ho fatto un po' di gare su pista, fare la gara di enduro è una cazzata in confronto. Sì. Cioè, fai la finale tipo a mezzanotte, rotture di palle mortali. Sì. Ah, perché si corre di sera? Sì. Cazzo, è vero. In una settimana di gara magari hai le qualifiche al mattino e la finale alle 10 di sera. E sei tutto il giorno in pista. Con 3-4 gare... Quindi hai 3-4 riscaldamenti, perché ti devi scaldare, poi hai 3-4 defaticamenti, gara.
È una gara di enduro. Esatto. Ma chi la gara di enduro è una passeggiata. Cioè ti ha aiutato comunque anche il format di, fra virgolette, attivarti e deattivarti a livello anche di concentrazione. Quello sì. Quello sicuramente. Perché riesco, così riesco a fare la salita, che mi rilasso, me la parlo. Di solito metto il mellow mood, reggae, metto la barrettina lì, perché mi hanno obbligato a mangiare. Ogni tot canzone dei mellow mood, sì. Barrettina. Barrettina, un po' di acqua e vado su piano piano. E poi però quando arrivo su, quando metto il casco, non mi deve parlare nessuno. Non, lo sanno, eh. Ah sì? Sì, sì. Botte altrimenti. Botte. Soffri tanto la tensione per gara? No, sono molto rilassato. Prima zero. A Pietra ne avevo tante, ma perché la gente me la metteva. Se no io personalmente molto. Fortunato te. Quindi quando sostanzialmente metti il casco, entri in un tuo mondo. Sì, entro, incomincio a guardare le linee, a ricordarmi dove devo passare, dove mettere le ruote. E tenti di ripassarti tutta la PS in testa? Sì. Esatto. Quindi fai anche te i gesti? Faccio i gesti, metto lì come Fabian. Beh, anche ieri c'era anche Finals in cima, che era tutto mentre facevi i rulli. Sì, ti dà una confidenza sapere la pista perfettamente, che vai giù il doppio. Ti credo. Il doppio. E cioè, soprattutto in enduro, dove le PS sono lunghe. Esatto. Poi adesso che ho fatto un anno, a fare un po' di fatica a ricordarmi tutte le speciali. E adesso inizio a ricordarmi qualsiasi cosa, quindi è anche più facile per me. Sennò l'anno scorso dovevo usare troppo cervello e... Male. Mi stancavo. E non va bene. Mi stancavo. Però alla fine fa parte comunque dell'allenamento. Cioè se uno è allenato a fare una cosa non diventa dispendioso. Esatto. Infatti mi allenavo anche quest'inverno su quella cosa lì. Quando magari andavo a Nizza, la facevo una volta e mi obbligavo che il secondo giro dovevo già tirare e sapere la pista. Infatti qualcuno io ho tirato. Sì, poi qualche terreno, lunghetto l'ho fatto. Terreno lì morbido. Madonna. Se cadi non rocce, ti fai male. No. Ti raccolgo con la palettina e la scoppia. Sì, esatto, vieni. Via. Esatto. Ma com'è essere un team pro in un weekend di gara? Cioè, siccome prima hai fatto che te la gavetta, cos'è la cosa che ti piace di più? Non so, di avere il meccanico che ti fa tutto? Oppure spiegaci un po' come funziona il Team Canyon, che figure avete? Allora, cuoco, meccanico, non lo so. Allora, l'anno scorso con Jack Moir avevamo il cuoco, però lui se n'è andato e non ha trovato nessuno per far da mangiare. Si è portato via il cuoco. Era Gotti. Era Gotti. È passato a fare il team manager. Gotti è arrivato la promozione. È arrivata la promozione. È passato anche lui. Invece quest'anno siamo proprio due team differenti e abbiamo il nostro team manager che fa tutto, qualsiasi cosa, fa da mangiare, le bici, le lavatrici. Io sono molto viziata. Davvero? Sì. Non devi fare niente? Io non faccio niente. Niente. Zero? Zero. Caimano mi fa le lavatrici. Minchia. Bella vita, Gloria. Qualche volta faccio da mangiare. Tipo i sofficini? Pasta. Ah, bianco. In bianco. Con l'olio. Con l'olio e il riso bianco col tonno. Ma perché ti rilassa a farlo mangiare? No. La tua riballe. La tua riballe, sì. No. Io esco, mi arrivo, c'ho la bici tutta pronta, mi mette nella sedia, c'ho la borsa, c'ho il casco, tutto messo lì. C'è tutto lì, proprio? Sì. Cioè, maschera, sì, casco. Sì. E poi la cosa bella che mi piace di più è che dopo l'arrivo, lui arriva col mio berretto, mi dà il berretto, mi dà gli occhiali, mi dà l'acqua. Ah, gli ho detto. MotoGP? MotoGP, gli ho detto. Ma sono tutti così o pensi che in realtà il caimano sia il meglio a fare queste cose qua? No, allora quest'anno ci segue Patrick, caimano segue le elettriche, non è il mio meccanico caimano quest'anno. E Patrick secondo me ha visto che sto andando bene, quindi ci sta mettendo qualsiasi cosa lui. Infatti gli adoro, devo vincere, una devo vincere. L'altra volta a Kanazai ha preparato delle ruote con dei cuscinetti che vanno da sole le ruote. Le appoggi, va, partono. Te lo giuro, sono salita sulla bicicletta e ho detto, ci hai messo il motore? Fanno la bicicletta quest'anno fa paura, è proprio bravo a lavorare. Che bici stai usando? Spectral. La Strive o la Spectra? Spectral. La Spectra? Sì. Come mai non usate più la Strive? Domanda di riserva. È molto rigida per me. La Strive? Sì. Ok. Così con la Spectral mi stanco meno,
faccio un po' di fatica nei pezzi un po' incazzati, okay. Però tanto i trail li stanno tutti facilitando, no? Quindi serve una bicicletta veloce adesso, non, sì, non tecnica. Una DH. Ok. Ah, quindi anche l'escursione magari viene... Io l'ho fatta a 170, che nasce 180. Che si era andato praticamente... Ma stava per dire che l'escursione è meno. Cioè no, 70. Era arrivata a 180 comunque. Sì, sì, tutti usano 180 adesso. Ok. Beh, sì, però si sta puntando a avere delle bici magari più... Leggere. Sì. Abbiamo ormai sono i trend dell'enduro, abbiamo visto mille volte. Un po' di anni vanno sulla praticamente mini DH, poi ritorneranno più pedalato, poi ritorneranno di nuovo sul mini DH, sempre così. E poi ce l'ho bella piccola la bicicletta io. Sì? Che taglia usi? S. E sei alta? 1,70. Ok, è piccolina, sì. Sì, sì. Però in realtà le Spectra sono abbastanza grandi, sì, come sono telaio. Io sarei a cavallo tra la S e la M. Ok. Però M dovrei usarla mallet, ma okay. A me il mallet non mi piace. Ah, ok. Ma dai, perché? Nel dritto si pianta. Da morire. Già... La Spectra non è un gran pedalabile, secondo me. No, fa paura. Secondo te è pedalabile, sì, sì, tanto? Di brutto. Cioè, ho fatto dei test anche meglio in salita. Meglio della Strive? Sì, 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 sì. Ho fatto dei test in salita e con la Strive ci ho messo 2 minuti in più. Ok. E ho fatto molta più fatica. Molto, molto più fatica. Poi è leggera, quella lì, piccolina. La pietra era perfetta. Si girava dentro sti alberi... Proprio quei cuscinetti, ah no, quello a Canazei. Quello a Canazei. Ma più o meno quanti atleti usano mallet e quanti invece 29? Di media, cioè mi fai su 100? 80 full 29, 20 mallet. Ah sì? Sì. Hanno visto che non scorre. Ok. Tommaso Francardo. Lui mallet, c'ho le gambe corte, mi tocca nel culo. Le gambe corte. E adesso sta usando 29. Ah, perché è più veloce, cioè 27 dietro. Sei veloce nelle curve, ma quando c'hai i pezzi dritto, sì, sì. Ma proprio sì, sei su un chopper, sai. È forse anche più faticoso. Sì. Anche nei rilanci. Magari anche in salita con l'elettrica. Beh, salita nei power stage. Barella usa 29-29? No. No, mallet. Esce mallet quella lì. La Strivone è mallet. Infatti non gli piace. Non gli piace? No. L'ha studiata lui. Boh. Dici? Allora gli piacerà. Gli piacerà. Grande. Vabbè, ma un discorso a provare la bici, un discorso poi andare a fare le gare contro gli altri. Ma sì, ma guarda che non è detto che la bici più veloce sia anche la più quella che ti piace di più. Vero? Cioè, alla fine una bici che mi sono divertito di più era una 27,5, magari ero stralento, cioè nel senso, non vuol dire. Vero, assolutamente. Però non penso che Gloria vada per divertirsi alle gare. No, era su questo discorso qui. L'unica persona che mi ha detto alle gare ti devi divertire, non vado più alle sue gare. Ok. Ha avuto il coraggio di dirmi, no, ma te devi venire per divertirti. Gli ho detto, il mio lavoro, è come, non lo so. Tipo un idraulico vai che al bar fare perché un bagno. Ti devi divertire. Sì, tipo un idraulico che deve fare un bagno, va lì e passa il tempo passa con il gli tempo, amici. E... Cioè, tu gli hai detto, ascolta, vecchio, io vado al bar per divertirmi. Sì. Continuo ad andare a fare le gare. Sì, perché mi ha detto c'era una roba che non andava bene nell'organizzazione. Non è che sono andata lì, gli ho detto, cioè, questa cosa qua, tu guarda che secondo me così non va bene. Qua siamo qua per divertirci, mica per. Peraltro, e io ho detto, va bene, ok, il mio lavoro, mi devo divertire, ci sta. Mamma mia, bisogna portare a casa i risultati, ragazzi. Vabbè, ma sono differenti visioni del mondo alla fine. Esatto, infatti gare in Italia... Ma prima parlavamo col Tibi, sai, conosci, no? Il Tibi? E dicevamo del fatto che per essere un atleta nel cross country devi essere ossessionato dal tuo sport, dal tuo lavoro. Tu quanto sei ossessionata da uno? Io la odio la bicicletta. La odi? Sì, sì. Io odio la bicicletta. Però è quell'odio che non puoi fare. Odio amore. Sì. Quelle relazioni un po' tossiche. È proprio tossica quella roba. Ok. Cioè vi picchiate, però dopo vi chiamate. Madonna. È come dopo 2 giorni, se non vado in bici 2 giorni, impazzisco. Okay. Comincio a essere nervosa. Tipo la valvola di sfogo, no? Chiaro. Ma scusami, ma siamo più su questo discorso di ossessione. Ma tu nelle PS vai al 110%, 80%, 90% in gara?
cerco di andare al 97, perché al 100 esplodo. ma tra l'altro male, perché quando esplode, male, ragazzi, tra l'altro male, esatto, male. No, cerco di andare al 97, se magari faccio qualche errore lì poi vado al 110, tipo Kanazai che sono caduta nella 2, Etty Arden mi è quasi venuta a prendere e in 2 minuti di pista gli ho ridato 20 secondi, ma sono arrivata giù che ho vomitato praticamente. E lì però ho detto, se mi viene a prendere ho perso la gara. Quindi Ale, gas a martello. Sì. Perso per perso. Nella salita ho anche chiuso l'ammo. Davvero? Sì, sì. Prima nell'asfalto. Cazzo. E l'hai riaperto su nel pianeta? L'ho aperto su. Cioè, aspetta. L'ho aperto dalla curva sinistra, che ero talmente a blocco. Tutto il pianeta lì era da morire. Sì. Io l'ho fatta con i bike. Ma quale? Quale questa? Quella che attraversi la pista e poi c'è la salita? Sì, sì. Quella lì è mortale di PS. Chiuso l'ammo e poi l'ho riaperto nella curva sinistra. Sì, che poi non è finita, perché poi c'è di sinistra e poi tutto il guidato finale, esatto, che arrivare in fondo. Sei schiaffato lì te? Sarò stato ubriaco. Ah, ok. Ubriaco. Ma facevi così? Tutta la PS. Ma tu, infatti, esatto, come respiri tu mentre... Fortissimo respiro. Vedi? Ma soffi forte come folli fa... Mi sembra tipo una macchinetta... Un treno a vapore. Sì, sì. Lo chiamiamo Erwin il vaporetto. E poi lo sai che... Mi aiuta a concentrarmi, sì, anche. Anche. Lo sai che nelle parti piatte, se tu vai a tempo con il sentiero, prendi velocità. Un respiro? Se tu vai... Ah. Ma in che senso? Te, quando tiri... Inspiri quando c'è la cunetta e inspiri quando... Perché il diaframma si svuota. E sei più leggero, quindi poi hai ancora più, quando poi prendi respiro hai più forza per terra da prendere velocità. Cioè, quindi butti dentro aria nella compressione e la butti fuori nella... butto dentro aria nella compressione e quando c'è da tirare tolgo tutta l'aria dal diaframma. Faccio... E funziona un botto. Sì. E chi te l'aveva spiegato questo? Fabien. Non avevo dubbi. Cioè, tipo, Fabien è tipo Yoda di Star Wars. Fabien lo senti anche dal drone. Cioè, mi hai fatto caso? No. Leogang gli passava il drone sopra, poi l'ha messo nel video, si sente lui che respira. La Madonna. Sì, sì, no, lui fa paura a respirare. Cioè respira proprio... Respira fortissimo. La sbraga. Sì, sì, sì. Ma in una PS lunga ti gestisci te? Tipo la 2 di Kanazai? Io blocco. Gas, sì. 97%. 97. Magari ho 30 secondi che... Respiro un attimo senza spingere e poi di nuovo martello finché non ne ho più. Quello secondo me è un po' più, è un po' da stradista, no? Un po' viene dalla strada che devi sempre martellare quando sei lì in corsa che devi, non puoi mollare. Sì. Come in realtà un po' tutti lì, secondo me. Se parti già con quella che mi gestisco i primi secondo me non puoi. PS, ti sei preso 30 secondi. Okay. Ma sì, ma poi come fai a gestirti? Parti piano e poi tieni sempre quel ritmo lì. Almeno io, se parto con quel ritmo, arrivo giù con quel ritmo. Sono d'accordo. Non riesco a dire adesso accelero. Come a me quando all'Isola d'Elba quest'anno facevo prima PS. Dico, cazzo, semplice. Non avevo neanche il fiatone. Me lo scendevo, cazzo, però. Bello, mi sento proprio bene. Qua c'è il paesaggio, mi fermo a fare una foto. E faccio un selfie. Sono arrivato giù e mi fanno, com'è andata? Mi faccio, guarda. Ben. 2 minuti e via. Ci sta? Sì, comunque anch'io sono d'accordo. Che come fai a gestirti? Cioè, secondo me non puoi. Io non saprei come fare a gestirmi. Oh, non lo so. Io l'ho fatto ogni tanto. Non è una gran roba. Non è crescita, ho imparato. Ma te soffri? Questa è una domanda che viene da Erwin. Te la faccio io però. Te soffri di gare la mattina presto? Sì. Vedi, faccio fatica a fare colazione a volte. Tipo a Kanazai non c'era modo di mangiare. Di buttare giù. Sì. Ma io più che... Vabbè, anche la mattina presto, che io non sono mattiniero, ma più che altro lo stress. Cioè io pre-gara, non so, impazzisco. Cioè da 2 giorni prima divento antipatico. È vero. Lo dico a tutti quelli che mi stanno attorno. Divento un po' antipatico. No, io solo la mattina della gara. Ah. Cioè, solo colazione in verità. Perché poi finito colazione, basta. Io non riesco a fare colazione. Io parto dal camper o dall'hotel e tipo non ho mangiato un cazzo, mi metto dietro 2-3 barrette che mangio quando la mia testa pensa ad altro, inconsciamente mangio barrette per fare colazione. No, no.
Io mi obbligo a mangiare. Piuttosto ci metto 2 ore, ma mi obbligo a mangiare. Io ho fatto una vita a star lì a dire, cioè mi preparavo le fette biscottate sul tavolo. Ho detto finché non le ho finite non vado via. Oh, stavo lì, masticavo, non andava giù niente. Sì, impossibile. Sì. Kanazai non so perché ero molto, perché in verità lo so dal sabato delle prove, quando hanno diviso le prove. Sabato ho capito che ho cominciato a essere stanca, molto stanca, e non giravo più bene, no? Okay. Allora mi sono innervosita. Quando abbiamo provato tutti i frutti, sono caduta 3 volte in quella speciale, no? Okay. E bici, ho detto, oggi non so andare in bici, cioè c'è qualche problema. Infatti ho cambiato tutte le sospensioni e sono arrivata giù nervosa, ho lanciato qualsiasi cosa. Patrick, poverino, così, non mi aveva mai visto così, ha detto, mi fa, poi me l'ha detto alla sera, non ti ho mai visto così, stavo per caricare tutto e andarmene. Quindi poi la domenica ero un po' nervosa, perché ho detto madonna, adesso ho fatto 2-2, poi se finisco 20esimo non va bene questa cosa qua. Cioè il fatto che adesso hai avuto, diciamo così, 2 belle conferme, ti mette un po', diciamo così, la pressione di comunque, vabbè, se non vincere, ma comunque di essere lì? Sì, un po'. Cioè, perché pensi che lo sai fare e quindi dici, esatto, se non lo faccio è perché ho sbagliato qualcosa io. Adesso ho secondo me adesso ho un fisico che mi viene facile restare nella top 5, perché sono in forma adesso, no? Quindi se magari cadere, fare degli errori e restare fuori dal top 5, divento pazzo. Perché dico, cioè buttare una gara, no? Soprattutto buttare punti per l'overall. Infatti alla gara domenica ho detto, io non la finisco, non riuscivo, ero stanchissima. Però ho detto, devo arrivare quarta perché Katie Arden è davanti a me. Io adesso sono quinta nella generale, a 60 punti dalla terza. Quindi ho detto, quanti punti prende il primo? 400, dipende. Ah ok, fai presto a recuperare. Sì, esatto. Ero, dopo le prime 2 non ero neanche nelle 10, adesso sono quinta a 60 punti. Ho detto, poi bisogna finire la gara e prendere più punti. Volevo vincere una speciale, così prendevo ancora più punti, però non ce l'ho fatta. Ah, perché quando vinci la speciale prendi punti. Esatto. Non c'è più il Queen Stage? No. C'è solo vinci la speciale quest'anno. Sì. E tra l'altro non so se solo la prima che vince la speciale prende punti. Non so se la seconda, terza, la speciale prendono i punti. Ah, ok. Ok. Ma interessante, non so come venga, come sia il sistema punti proprio. Come hai visto? Non sono molto aggiornate queste cose qua quest'anno. Ah, ok. Sono un po' nuove. Sì. Sono un po'. Io ho visto un po'. Mi sono letto un attimo il regolamento. Uh-huh. E sembra che ci sia poca differenza tra i primi della classifica. Adesso io non so se quel punteggio, cioè la cosa che ho visto io è per i punti, per il ranking, per poi restare dentro nel circuito, o se è lo stesso punteggio che poi definisce la classifica overall. Comunque io ho visto che c'è poca differenza tra le prime posizioni e le ultime, nel senso che sembra quasi che sia una cosa proporzionale, tipo okay, che ogni... Ma stiamo facendo un po' tutti così in tutti gli sport. Cioè ogni posizione perdi tipo un punto. Una no? volta, una sì, volta però, era cavolo, più... arrivare nei primi 10-15 è una roba che, lo so, che io cioè, gli darei un premio molto più grande, cioè metterei dei punti. Però tipo una cosa se guardi, no? Anche non so, la MotoGP, la Formula 1, una volta c'erano i punteggi che erano bastardissimi, cioè tipo il primo 10, già il secondo tipo 7 o 6, 5, 4, 3, 2, 1. Invece adesso sono tutti molto più scalati e prendono più punti, così è più aperta la lotta, perché altrimenti se uno vince 3-4 gare basta, è già chiuso, il campionato. Però cavolo, magari vinci 3-4 gare e poi cadi perché c'è il problema, così butti via tutto. Punti di vista diversi. Però secondo me così premiano un po' più chi è costante e non fa solo gli exploit, almeno. Vabbè, sì, è vero. Giusto. Vero. Così local. Che cosa? I local vengono... Mi è andato dalla local pure a Leogang, sai? Ma sì, veramente? Perché? Perché a Pietra hanno detto, ah sì, dai, ha fatto seconda perché abita lì. E a Leogang mi hanno detto, ma sei venuta, sei local che hai fatto seconda? E gli ho detto, no, prima volta che vengo qua. ma Leogang è... Ma è stato più bello, è stato più soddisfazione per te, Pietra o Leogang? Leogang.
perché Pietra volevo far bene, cioè nella mia testa ero obbligata a fare bene, no? Però era casa mia, quindi i sentieri li sapevo, però a Leoga invece, che non ci aveva mai girato nessuno, ho di nuovo fatto seconda. Perché Leoga era una località nuova, ok. Ho di nuovo fatto seconda e fino alla 3 ho rischiato anche di vincermela, lì è stato bello. Come erano i sentieri? Snighisti, bike park. Belli. Sì. No? Ma? Come? Bike park. Sì. Molto. Belli ma? Belli ma abbiamo fatto una gara di downhill più speciale. Davvero? Sì, non penso che di rilanci ce ne saranno stati in tutta la gara 10. Ah, pochissimo. E ci sono state un po' di lamentele da sì, poi i speciali che si andava fortissimo, ma fortissimo andavi, è un po' pericolose. Invece già Canazai era un po' più lenta, più sottobosco, piatta, un po' diverso. Bello Canazai. È uno dei posti che mi piace di più. Te? No. ma ne stavamo parlando. A me è la gara che io odio di più in tutta la stagione. Sì? Come mai? E la soffro tantissimo. Anche l'anno scorso sono caduta nella penultima, mi è uscita la spalla e poi ho fatto l'ultima così. Oh, comunque, cioè, ne date? Hai una bella percentuale, sì, di... Sì, ma se continuo. Mia mamma mi dice: se continui così, tra 10 anni non ci sei più. Sì, ti hanno già sostituito tutti i pezzi. Sì, esatto. E tu hai detto: no, mamma, guarda che con l'esperienza si impara a cadere. Vero, cheat. Ma secondo te non ti trovi bene a Canazei per via del terreno che è diverso, molto diverso da Liguria? Ma molti meno sassi, solo radici e terra. Non so perché, ma ho proprio delle difficoltà a Canazei, ma elevate. Faccio Manca proprio fatica. Quota? Mi sono ossigenata bene. Ho fatto dei lavori a livello di medio, soglia, quelle cose lì che ti aiutano più velocemente ad ambientarti. Sì, ad ambientarti. Ad acclimatarti. Ma in quanto tempo sei salita prima della Siamo gara? Siamo andati domenica. La domenica prima? In 4 giorni, se fai quei lavori lì, sei a posto. Figo. Mi piace, ti vedo molto centrata per quanto riguarda la preparazione. Sì, perché io cazzeggio, mi diverto così, ma sul lavoro sono molto concentrata. Cioè, prima viene il lavoro e poi viene il divertimento. Preparazione, cibo, recupero. Poi c'è Fabi anche Martella. A livello di cibo, diciamo così, hai un dietologo, un nutrizionista? No, però qualcuno? Mi sa che adesso inizio un percorso con una persona, cioè con un nutrizionista sportivo. Ok. Sono proprio curiosa di vedere se cambia. Cioè, se è meglio. Io mangio bene, non è che mangio stronzate. Però sarebbe figo conoscere, con dei test, quello che bruci di più durante la gara, se proteine, carboidrati, zuccheri, e in base a quello sapere cosa devi mangiare di più, alimentarti di conseguenza. Esatto. Ma soffri un po' il cibo durante la gara? Cioè l'alimentazione durante la gara la soffri un po'? Un po', chi faccio fatica. Cioè non fai fatica a mangiare? Sì, non mi viene voglia di mangiare. Cosa mangi? Gel, barrette? Faccio le prime 4 ore, già barrette. Niente patate. Niente patate. No, dovete sapere che l'altro giorno abbiamo parlato di Gloria e mi diceva che Fabien mangia un sacco di patate bollite. Bollite. Lui c'ha la sacchettina. Patate arriva bollite. Sì, arriva il paddock, si siede, stoglie la maglietta e incomincia con sto sacchettino a mangiare patate bollite. E guarda la bicicletta. Io questa cosa qua è bellissima. Fare un weekend con Barrette. E uova soda? Nessuno? Sì. Uova, non durante la gara, la sera prima. Ah, ok. E poi mi faccio un omelette al mattino con dentro salmone, prosciutto. Sto cercando di evitare la carne, in verità. Ah, quindi roba salata? Sì, non mi piace il dolce, mi viene fame. Poi mi faccio una fetta di pane con sopra l'avocado. Poi mangio. E poi inizio con le barrette. Non mangio tanto al mattino, però qualcosa metto. E gel? Niente? Sì, le ultime 2 ore, sennò non ci arrivo. Ok. Sta. Ma secondo te tipo il gellino appena prima della prova ha senso? No, ci metto almeno mezz'ora
No, ma tipo avere una cosa che mi piaceva a me, tipo era avere il gusto di ma veramente? Di tipo un po' dolce. Non ti rimane la bocca secca anche poi. No, perché sai quando soprattutto arrivi alla fine che sei già incoglionito tutta la giornata, c'è cioè un po' di zucchero e eccolo qua. Ci sono. Un po' di caffè. Moitine, sennò no, bene, Martine, no. Tirisi un po' lo zucchero sotto. Io ho notato che se prendo il gel prima di partire non respiro per tutta la speciale. Si impasta la bocca. Sì. Non ne facevo uno di giusto. Le piezze non mi ricordavo. Anch'io. Cambiamo sport. Ma invece, com'è il tuo rapporto con la paura? Io non ho paura. Niente, mai. Niente. Zero. No. Ma neanche la betone con la schiena, hai preso paura? No. Ho preso paura quando non respiravo. Ah, per la botta, quando per rimane botta. Di riflesso, sì. Si blocca la... Perché... sono caduta di testa così e mi sono piegata all'indietro e per un minuto non ho respirato, ma proprio non so perché mi si è attivato un video nel telefono e si sente tutto. Si immagina. Lì mi sono un po', l'ho detto un po'. È capitato un paio di volte anche a me su strada e l'hai detto cosa? Ci siamo. Io ho detto non ci siamo. Non vi è mai capitato a voi? E non riuscivo più a muovermi, niente. È quello brutto. Oh, cioè io ero lì che faccio così. E cercavo di muovere per vedere se ero paralizzato o no. Ferme. Niente si muoveva. Quanto è durato? Cioè, dopo il minuto hai cominciato a muoverti? Dopo il minuto mi sono rimasta a quattro zampe. Okay. Proprio dura. Quattro zampe dura. Dopo che ho fatto il primo respiro, proprio il corpo si è lasciato e mi sono girata la pancia di schiena. E poi per gli altri 2-3 minuti ho fatto comunque fatica a respirare, tipo respiravo così, ma non riuscivo comunque a muovere niente. E dopo quant'è che ti sei un attimino... Dopo 2 minuti che il dolore è passato, mi sono rilassata, ho incominciato a muovere le gambe, ho detto boh, va bene. Siamo salvi, questa volta siamo salvi. A me è successo su strada un paio di volte, è brutto. No, quello lì... Un dolore così non l'ho mai sentito. Mai. Cioè, poi mi sono spaventata. Più che altro mi sono spaventata perché se non mi schiacciavano qua non riuscivo a respirare. Ah, e come mai? Boh. È un riflesso che prendi quando prendi delle botte fortissime alla schiena. Praticamente si blocca il diaframma. Perché in realtà la respirazione è una cosa involontaria. Mm-hmm. E quindi si blocca tipo il muscolo del diaframma e non, respiri. Non respiri più. Fai tipo. Ma cioè, tu provi a buttare dentro l'aria, ma sei fermo. Fai, sì, fai, sì. E continui a fare. Tipo, a me quando sul petto? Quando no, succedeva. Mi facevano respirare loro. Praticamente mi pressavano e mollavano. Ah, ma cioè. Mi veniva solo da fare tipo. Sì. Così, perché non ce la fai a fare nient'altro. Fai. E non succede nulla. Dopo ve lo faccio sentire. No, grazie. No, a posto. No, guarda, ho già i miei ricordi e va bene, a posto così. Comunque, quello brutto. Ma poi quanto ci hai messo a recuperare quello? Ma avevano detto 6 mesi. Dopo 3 mesi sono andato in bici. No, giusto così. E dopo un mese andavo con la bici a strada. Top, vibrazioni tanto non servono. Col busto, dritta così, con la bici a strada. Mamma mia, Gloria. Mamma mia. Ma non ti eri rotta una vertebra? 6 vertebre. Puttana. Io le cose devo farle bene. Ah, cazzo, merda. Ma hanno messo delle placche qualcosa? No. Solo si sono rotte la C7, quella più grave, proprio la vertebra a metà si è rotta. E invece le altre 5, ho fatto T1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ambo, quaterna e via. Esatto, ho rotto tutto. Quella la spina dietro. Ah, ok. Sì. Le faccette articolari si chiamano. Destra e sinistra. Destra e sinistra, tutte così. Top. Mamma mia, che stecca hai tirato, Gloria. Una mina mortale. Madonna. Ma te la ricordi la mina un po', no? Sì, mi ricordo tutto io. Io mi ricordo anche il passaggio. Sei passato? C'era tipo quel buco. Uscivi da sta pista. Io stupida. C'era un prato, giusto? Sì, mani così. Non mani, sui freni. 10 dita vecchie. Ten fingers. Ah, così sì, proprio sì. Dead grip. Ho visto tipo una salita, ho detto boh, ci sarà un salto. No. C'era un fosso. E io in aria ho fatto cosa faccio? Ho detto tengo duro, massimo mi spacco i gomiti, no? Il problema è che andavo talmente forte che mi ha proprio lanciato in avanti.
Sei fatto Johnny in punto della vita, hai fatto pam. No, no, ho fatto così, da così. Aspetta. Ah, proprio sei volata via di testa. Sì. Cioè, sento proprio sento proprio di bocca. Sì. Qua l'ho preso. Non ti è venuto di mollare la bici o di... Ma cosa facevo? C'avevo i piedi agganciati. Ah, cazzarola. No, poi arrivavi da sta pista proprio 3000 all'ora, rampettina in salita col bosco che non vedevi, era anche un po' buio, mi sembra entrare. Sì. E dietro c'era questo scanafosso gigante. Intanto è arrivato il Freccia Rossa qua dietro. Ma tu ti hai rischiato lì, anch'io sono arrivato lì e ho detto minchia. Io no. Ma tu guardavi attorno, Toby. Tranquillo, scendevi senza fiatone. Ma che bello qua! Che bello, pista, bella che pista, bello qua. Bello, bello, molto bello. Quello bravi è stato tutti, brutto. Immagino. Però dopo 3 mesi di bici. E invece adesso a posto la schiena, non ti dà dolori? No, faccio tanto stretching, mobilità. Quest'anno ho cominciato tanto a fare stretching e mobilità. Prima delle gare, dopo le gare, dopo che gli era una cosa che non facevi? No, zero. Odio fare stretching. Anch'io. Mi annoio proprio. Ma tu saresti una che si streccia, cioè strecciata? O sei abbastanza dura? No, io sono dura come un palo. Ma proprio dura. Beh, forse secondo me per quelli duri, cioè, praticamente anche a me annoia. Poi cacchio mi metto, cioè tento di toccarmi le punte delle dita, arrivo alle ginocchia. La madonna, Toby, non è che hai 80 anni, eh? Ma è sempre stato così, eh? Davvero? Mai riuscito. Però secondo me la cosa positiva di essere duri è che quando cadi sei duro. Ma fai, insomma, più fatica a romperti. Quello sì. Ma sarebbe meglio essere flessibile. Io non so, il mio amico è caduto, aveva il polso S perché era molle, quindi... Secondo me devi imparare a cadere. Smettiamo imparare a cadere. Cazzo di robe. Poi secondo me uno è un po' più stagno e uno un po' meno. Vero? Io non le ossa grosse. Io ho le ossa grosse. Non mi vorrei portare sfiga, però ho veramente tirato delle secche in vita mia, ma è tipo sono andato a fare i raggi e i dottori dicono guarda qui sei rotto sicuro. E invece no. Anch'io. A me è successo un botto di volte. Io con lo scafoide l'anno scorso forse. C'avevo una mano così. Mi ha detto no, qua è rotto. Invece non avevo niente. Solo botta. Anche lì una tuona 60 all'ora giù dall'ingegnere. Che troia. Non per colpa mia, tra l'altro. Stavo facendo guida dei ragazzi che conosco. Mi ha fatto una linea che io mai vista. Mi ha anticipato su un muro a destra, nel pezzo veloce, quasi dal fiume. Ok. Ah, ok, esatto. Sì. Lui è salito tutto a destra per non prendere il doppio, no? Io li doppio, c'è un ceppo, doppio dopo il ceppo, no? E in aria questo qua mi ha tagliato la strada. Ma veramente? Te lo giuro. Ti hai tirato via la bici da sotto? Praticamente sì, però io per non prenderlo mi sono spostata e con la ruota dietro mi ha preso il ceppo e mi ha lanciato in aria così. Ho fatto 30 metri sulla ruota davanti. Hai fatto un po' di manual? Ma 50 all'ora. Ma sto qua era davanti o dietro di te? Davanti. Okay. L'unica cosa che mi sono fatta quella volta lì è questo. Oh, ma minchia cicatrici che ci sono lì. Una due tatuaggi. Fianchi. Ma cadevi più su strada e pista o più su mountain? No, cado più con l'enduro. Con l'enduro? Cadevo tanto su strada. Cadevi tanto? Sì. Però ma perché ti lanciavi a fuoco? Dovevo passare dove non ci passavo. Ma quindi anche te eri una brava limatrice? Madonna, era quella che mi veniva meglio. Ah, vedi? Teammate siamo io e lei. Mi viene benissimo me rimare. Pensa che facevo le volate senza il treno. Entravo nei treni degli altri e mi tiravano i pugni nelle costole. Davvero? Sì. Guarda che ciclismo su strada è violento, eh. Le ragazze, sì. Perché non puoi. E io ancora più forti. Pugni in faccia. Lei prendeva il manubrio così e lo girava. Sai, una volta. Io quella volta lì avevo il treno e una ha cercato di infilarsi, no? E mi tirava le cascate. Le cascate cosa vuol dire? Con i caschi. Col casco. Ah, le cascate. Sì, no, le cascate. Un sacco di acqua. Magari è un gergo tecnico. No. E allora è andata un pochino più avanti. Io mi ho messo il mio ginocchio sotto la pedalata. No. Cappottone giù dalla fascia. Si è rotta, si è spaccata la faccia. Ecco, top. È grande. Poi sono andata a chiedere scusa, però. Guarda, non volevo, esatto. Però. Non volevo, però te stavi entrando dove non dovevi. E non provarci più. Ma succede, capita. Sì, sì. È uno sport duro anche quello. Minchia. Non ti manca un po'? Le volate sì.
però il ciclismo su strada no, per okay. niente. Ma come mai? Cioè, perché ti diverti più in mezzo ai boschi o perché non so, l'ambiente? L'ambiente, non mi piace l'ambiente della strada. Poi magari adesso è cambiato, ma hanno rifatto la proposta di andare a correre su strada. Ok. Però nella Hawaii. Ok. Però ho detto di no. Ci sta. Non ho voglia. A ritornare a specorare. Sì, ma poi cioè, non posso bere una Coca-Cola, troppi zuccheri, non posso mangiare un panino. A fangulo. Ci sta. Ok, ok. Ma quindi lo vedi l'ambiente dell'enduro un ambiente molto molto più chill rispetto, sì. cioè anche a livello di preparazione, quindi. Molto. Sì, 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 sì. Cioè non si tipo... è arrivato praticamente, cioè non siamo super super tirati a livello, cioè come no. livello. Non si credo. Può ancora migliorare. Ma secondo te se uno si allenasse come su strada potrebbe avere dei risultati? Dici vediamo che non... a Ludwil, perché adesso mi alleno come... Ah, ok. Stiamo facendo... Ho fatto diverse preparazioni durante l'anno, no? Per capire qual è meglio. Adesso faccio la preparazione della strada e vediamo a Ludwil. Cioè, come la preparazione della strada? Strada, tanta strada. Cioè, vado tanto con l'enduro comunque. Però faccio più ore... Ok, tanto fondo. Sì. E tanta potenza soprattutto. Ok, tipo sprint. Ok, ripetute, roba sì. così, SFR. Sì, esatto. Okay. Quanto conta secondo te la tecnica rispetto al fisico? Cioè, ovviamente 40%. Sono la tecnica rispetto al fisico è 40%. Secondo me sì. Cioè, 40% tecnica. Okay. Poi c'è di più. Siccome siamo... Un altro 40. Sì. Sulla testa e poi c'è il fisico. Un 20%. Gettato lì. Secondo me così. Sì. C'è solo il 20% contro il fisico. Secondo me è tutta testa. Tutta. Quindi io mi sono iscritto alla Twil. Settimana prossima. E cioè, ovvio non, che... non vado in bici da 12 giorni. Ok. Vabbè, c'è la testa. Sono super concentrato. Secondo me, guarda, cioè, se parti con questa domanda e dici non vado in bici a 12 giorni, vuol dire che di testa non sei convinto. Non lo sono. Però magari vedi. Adesso lei mi ha detto che posso farcela, ce la faccio. Cioè, io, secondo me adesso io non ho una... A livello fisico sto bene, ma sono ancora due passi sotto le altre. Cioè, non sei super allenata come le altre? Secondo me no. Vedo la corduria salire su dalle salite a bocca chiusa, io sono a 195 battiti. A fuoco. Io sono a tutte, lei mi passa. Quindi si allena tanto secondo te? Sì. Sì. C'ha un fisico da Madonna. Vista senza maglietto fatto. Però. Brava. Poi è tirata. È tipo Fabien, che adesso è più allenato di quando correva Madonna, in Madonna, c'ha un fisico adesso Fabien. Peggio dei ragazzini di 20 anni. C'ha degli addominali, delle braccia. No, Erwin no. Erwin, cioè abbiamo anche il baguetto noi. Ma è per quello che sei ho tirato. Sei stato sbilanciato dal baguetto, Erwin. Sì, quella curva lì. Bam. Dai, comunque figo, bello, sono divertito. Anch'io. Anch'io. Ok. Adesso vado in bici. In bocca al lupo, Gloria. Crepi, grazie. Adesso la prossima gara? L'italiano. Di alla Twil. A Twil. C'è anche te, oh yeah. C'è. Vediamo chi arriva davanti. No, chi fa il minor anche tempo. No, anche te sei forte di testa, se io lo diventerò in questa settimana qua, solo per quello. Ma tu fai così, manda messaggino a Fabiene, vai da lui una settimanina, ti fa un po' di training autogeno prima della gara. Guarda che ti pressa però. Ti dà il tuo sacchetto di patatine bollite. Ma guarda, ieri ho visto girare Goldstone. Ok. E mi è piaciuto molto come ha saputo, diciamo così, sì, linkare. Sì, sì. Uh-huh. Secondo me potrebbe essere una tecnica vincente. Sì. In più la testa che mi ha detto Gloria di utilizzare un po' di più. Siamo sul podio. Magari sì, mi guardo non la, anche. Non la testa come l'ha utilizzata lei l'ultima volta in gara. Ragazzi, però bisogna andare tutto. Cioè, bisogna stare qua certo. A menarcelo. Vero. Ho tutto in guerra. Va bene, comunque niente, sfida aperta tra Gloria e Toby. Vedremo chi arriverà davanti all'italiano enduro. Ma io... No, va bene, ok, sfida. Dai, un po' di animo. Buona direzione. Sei forte con la testa.
non c'era modo migliore di concludere questo podcast. Ragazzi, ringraziamo Gloria per il suo tempo. Adesso va a allenarsi. Grazie. Pronta per appunto questo imminente italiano. Quindi ti aspettiamo con la tua bella manica tricolore, Gloria. Figa, tocchiamo, dai, poretta. Cioè, non è che puoi chiamare. Perché così, io credo in te, credo in te. Sì, anche ma l'altro può giorno, tutto, può succedere. Certo, assolutamente. Però anche l'altro giorno c'era Stefano Dolfin qua al Pro Cross. E ho detto, dai, che portiamo a casa il podio. No. Ha fatto secondo. Ha fatto secondo. Ah, quindi porti bene. Quanto pare. Dai, fammi un pronostico anche a me di qualcosa. Per cosa? Fai anche tu fare italiano? No. No, per prossima gara. Non cosa esplodi. Fai? Non cosa esplodi? Fai? Non ho più l'idea. Fai il pronostico per me. Toby? So. Secondo me Toby arrivi dai... Assoluto Elite. Fai Elite Master? Sono Elite. Elite sei? Elite. Ma vecchio, ma non vai mai in bici. Cosa c'entra? Ma siamo dentro Elite, vecchio. Io dico 28. Io dico... Che cosa? No. Io dico 40. Se arriva a 28 arriva davanti. Io dico 40-45. Secondo me siete tutti e due ottimisti. Ma credete in me, mi fa piacere. Ma Elite invece non saranno in 50. No, assoluto, no, assoluto, dai. Assoluto. Elite? Sono pochi, Ma facciamo no, assoluto. Assoluta. Conto assoluto, dai. 50 secondo me. Se ti va bene. Grazie. Io 28. 28? Cioè lui 28. Minchia, ma la Twill è tosta, eh. Assoluto. Hai mai visto girare, Toby? No. Non meglio, appunto. Io l'ultima se volta arriva che... nei 28 vuol dire che mi arriva davanti, ho perso la scommessa. Sì? No, ragazzi, parliamo seri, secondo me... Io l'ultima volta che ho visto girare Toby si è rialzato su un trail a casa mia, aveva il dito rotto. Così era. Oh, ma secondo te non sono rotto, no? Beh, cioè, è così dritto normale. Sì. Beh, dai, vedremo. Comunque, secondo me sei più vicino a te. Io farei anche un più 10. 60? Però, sì, per essere ottimista. Beh, puoi fare il post su Instagram. P60. Quasi top 50. Sfiorata. E dopo venire qua da Vittoria a chiedergli le gomme. Ho fatto top 50, ragazzi. Ci sta. Bomba. Ragazzuoli, grazie ancora per essere arrivati fino qui in fondo, se ci siete arrivati. Come al solito, continuate a seguirci, iscrivetevi al canale qui su YouTube se lo state guardando su YouTube, oppure tutte le piattaforme di podcasting, praticamente siamo ovunque, seguiteci e state aggiornati così riceverete le notifiche su tutti i nuovi episodi in arrivo. Lasciamo andare Gloria perché il suo panino è lì pronto dietro la telecamera e il suo allenamento uguale. Sbavando qua. Grazie ancora. Grazie a voi. Ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzuoli. Ciao.